Ma buongiorno! Sentimi, lo sai che cosa differenzia un sito che funziona da uno che non serve a niente? No, non essere fatto in WordPress, in Wix, in elenchi telefonici, in brugole IKEA o in punti fragola S lunga? No, non se l'ha fatto tuo cugino, se te lo sei fatto tu, se l'ha fatto la web agency degli Avengers. No, non se l'hai pagato 10.000 euro o se l'hai pagato in goleador come dal tabaccaio quando eravamo piccoli. Semplicemente, uno è progettato e l'altro no. Guarda, non ho detto progettato bene, è progettato, proprio già progettato. Perché 9 volte su 10, proprio i siti che vedi in giro, non sono proprio progettati. Quindi uno è progettato e l'altro no, perché sennò parliamo di niente. Il problema è sempre questo, che fate i siti o vi fate fare i siti e non vengono progettati. Viene preso un tema, viene fatto dallo sviluppatore, viene preso e buttato su. Non ha senso quella roba. Perché il problema grosso è che in realtà il sito viene ancora pensato come un software. E non è un software, è uno strumento di marketing. Sta roba è importantissima, perché sennò parliamo di niente. E va trattato come uno strumento di marketing, è importante sta roba. Che poi mi fa ridere perché lo trattiamo come un software e allora ve lo fa lo sviluppatore, l'amico, che bravo. E poi invece sono scritti col culo, capito? Anche i siti, cioè scritti nel senso proprio come codice. O sono messi là che stanno in piedi con la colla, quindi manco quello, ok? E quindi sì, oggi ti becchi il pippotto su come deve essere fatto un sito. Secondo me, ovviamente parliamo sempre del secondo me, perché sei sul mio canale, eri sul canale di un altro, ti diceva la sua, ok? Però ti dico come secondo me un sito deve essere fatto e che competenze deve avere chi ti fa il sito, anche se sei tu, E a tal proposito ti ricordo che qui sotto in descrizione trovi il link al mio corso in cui ti insegno a farti il sito bene, capito? Cioè tutte queste robe le fai giuste, ok? Obiettivi, tutte le robe di cui parliamo dopo. Qua sotto trovi il corso, lo compri, lo fai e vedrai che fai un sito della Madonna e che funziona il tuo, non come questi qua. Queste robe. Ma torniamo a noi. La prima cosa importante, fondamentale, è banale però, ragazzi, qua si tratta di fare bene cose banali, non di fare il dettaglietto. La prima cosa è sapere che cosa deve fare il sito. Avere un obiettivo, ok? Perché se non è un obiettivo, per che cosa lo progetti il sito? Così, a caso? Un sito non si progetta perché, boh, ce l'ha il mio competitor. Non si progetta perché così ce l'ho anch'io, perché ce l'hanno tutti. O perché, boh, è vecchio, lo devo rifare, lo rifacciamo. Questo qua è il modo di fare dei perdenti, ok? Un sito si fa per un altro motivo. Si fa perché deve fare qualcosa all'interno del mio piano di marketing, perché ho bisogno per colmare quella funzione specifica lì, ok? Di andare a prendere il cliente e fargli vedere delle cose e vendergli delle cose attraverso il sito. Non così, ok? In generale. Quindi, prima cosa, devo sapere bene quali sono gli obiettivi che ho, cosa voglio che il sito faccia per me. Perché se non lo so, non posso iniziare a progettarlo. Cioè, non ho le basi per iniziare a progettarlo. Seconda cosa, l'abbiamo, diciamo, accennata questa cosa già. In che contesto si cala? Dove si incastra il tuo sito? Avete già dei canali social? Avete delle newsletter? Avete un canale YouTube? Avete un canale Telegram? Avete un canale televisivo? Sto sito dove finisce? Dove si incastra? Che cosa deve fare? Come una tessera di un puzzle, capito? Perché tutte le cose che fai a livello di comunicazione e di marketing si devono parlare fra di loro, devono essere incastrate fra di loro, ok? Hai delle campagne attive? Ok, non possono prescindere da quello che trova la gente quando arriva sul sito, anche non dalla campagna, ok? Cioè, tutto quanto deve essere progettato insieme, altrimenti non funziona, non funziona. Altra cosa importante, da dove arriva il traffico? Deve generarselo da solo attraverso la SEO? Ok, allora deve essere progettato in un certo modo, devo fare una keyword research, devo sapere che tipo di keyword devo trovare per portare gli utenti in target sul mio sito, per che intenti di ricerca li voglio portare sul sito, anche magari a livello informativo, ok? Oppure ho già delle fonti di traffico che sono diverse, che sono campagne pubblicitarie, ancora una volta, i social o un'altra cosa. Ok, la user experience, il sito deve essere progettato in maniera completamente diversa in base a da dove arriva il traffico, perché se io banalmente ho tutto pubblico freddo perché mi arriva da delle campagne pubblicitarie, devo fare una comunicazione completamente diversa. Se io invece ho un pubblico che già al 95%, anche al 60% mi conosce, sa già che cosa faccio e tutto quanto, la comunicazione che posso fare sul sito può essere molto semplificata, tutti i passaggi possono essere accorciati, tutta la comunicazione può essere più immediata e più veloce. Quindi è importante saperle queste robe. Se non le so, se non le ho progettate, se non le ho pensate,
e non posso fare niente, capito? Cioè, quello che faccio sarà prendere un tema, buttarlo lì e non funzionerà. Tra l'altro, abbiamo parlato di user experience, anche quella è una cosa fondamentale. Non si può realizzare uno strumento di marketing, appunto un sito web, ma anche un'app o qualcosa che abbia un'interfaccia, senza progettarne l'esperienza utente. Quindi, banalmente, devo progettare il wireframe o comunque sapere pagina per pagina che cosa deve fare quella pagina e come voglio che venga utilizzata quella pagina, e quindi sapere a che cosa serve quella pagina, da dove arriva l'utente, una volta che è arrivato l'utente a quella pagina dove voglio che vada o che cosa voglio che faccia su quella pagina. Devo saperlo, altrimenti ancora una volta stiamo solo giochicchiando. E sempre a tal proposito, una volta che sono sulla pagina vedo ancora un sacco di siti senza call to action. Ora, se io non spiego al mio utente che cosa deve fare, lui non lo fa, sappiatelo. Infatti, a tal proposito, ti ricordo che devi mettermi like, è importante, capito? Questa, vedi, questa è una call to action. Mettimi like, se non te lo dicevo, tu non lo facevi, vedi, ti stai dimenticando. Tra l'altro, dai, che se arriviamo a 10.000 like, proviamo questo qua, se arriviamo a 10.000 like sotto questo video, mi tatuo un gomito sul ginocchio e un ginocchio sul gomito, così, perché mi va. Quindi mi raccomando, spamma il video così mi tatuo cose. Comunque, la realizzazione di un sito web, è questo che voglio far passare, non è una cosa semplice. Col passare degli anni è diventato uno strumento sempre più complesso il sito web, proprio perché fa tante cose diverse, deve fare tante cose diverse e si cala in contesti sempre più complicati, no? Una volta facevi il sito web ma non c'era nient'altro, non è che c'erano i social, non c'era YouTube, non c'era un cazzo. Quindi tu facevi il sito e bene o male serviva per farlo vedere alla gente, no? Poi dopo è arrivato Google e tra l'altro sto parlando di sta roba che io ho vissuto, ma mi rendo conto che il mondo in cui non c'era Google, molti di voi non lo immaginano neanche perché siete più giovani e beati voi. Io sì. Comunque è diventato tutto molto più complicato, quindi ripetiamo insieme: un sito oggi non lo può realizzare uno sviluppatore, non lo può realizzare un grafico, non lo può realizzare uno UX designer e non lo può realizzare un marketing. Serve che queste quattro figure collaborino, ok? Poi può essere la stessa persona, eh? Cioè puoi fare un po' di tutto e farlo tu, ma ti devi occupare di tutte queste cose, ok? È un sito, ragazzi, molto spesso parliamo di cose comunque relativamente semplici, ok? Cioè la UX design di un sito non è quella di un gestione all'azienda, cioè è una roba un po' più semplice, ok? Quindi ci sta che tu impari a farla verticalmente sui siti web e lo fai perché lo devi fare, eh? Noi in agenzia banalmente non facciamo così, abbiamo figure verticali su tutto, ma fino a ieri, cioè fino a poco tempo fa, ce ne siamo occupati io e Franco facendo tutto noi, tutte queste cose facendole direttamente noi, però vanno fatte, ok? Quindi ci sono due strade: o hai delle figure verticali su ogni aspetto e poi c'è un project manager che si occupa di tutto, oppure tu, web designer, o tu che ti stai facendo il sito da solo, va bene? Tutte queste cose le devi fare, ok? Devi fare tutto insieme. Poi è chiaro che, ok, non devi essere uno sviluppatore, impari a usare WordPress più Elementor, metti insieme qualcosa che ha tutto il senso del mondo. Per quanto riguarda la UX design, va bene, ti puoi fare un wireframe molto rudimentale fatto con Figma. Per quanto riguarda la grafica, ti puoi appoggiare a un tema e partire da quello e vestire, diciamo, il tuo wireframe, i tuoi contenuti che ti sei progettato per bene utilizzando un tema come partenza. Cioè puoi essere facilitato da tutto e fare tutte queste cose in maniera più semplice, ma le devi tenere in considerazione tutte, perché comunque ogni cosa deve essere fatta, non può essere lasciata lì. Invece la cosa che vedo sempre è occuparsi di una barra due di queste cose, ok? Prendo un tema, lo butto su WordPress se non so fare un cazzo, oppure sono uno sviluppatore, siccome io faccio le app e cose, allora io so fare tutto, e allora ti metti a sviluppare tutto da zero, ma con delle grafiche che non stanno insieme, fanno cagare, oppure sembrano di 20 anni fa e magari in realtà anche il, diciamo, lo codice non è che sia al massimo della vita. Insomma, ste robe bisogna farle tutte, è importante. E niente, non ti volevo terrorizzare, perché in realtà, come ti dicevo, questa roba, volendo, te la puoi anche fare da solo. Ma banalmente, appunto, nel mio corso io queste cose te le faccio fare tutte quante, insomma, per vendertelo. Cioè, sì, però no. Però è importante che tu sappia che queste cose le devi fare tutte, che c'è un iter e che tutto va studiato, che un sito web non è un tema a cui cambi i contenuti, è ben altro. Perché altrimenti, se stai comprando un sito e te lo fanno così, stai buttando soldi. Qualsiasi cifra stai spendendo, stai buttando i tuoi soldi. Mentre se te lo stai facendo da solo, stai buttando il tuo tempo. E non so quale dei due sia peggio, ma scegli tu. Comunque, con questo direi che ho detto tutto. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.